Una razza aliena avanzatissima sarebbe giunta sul nostro pianeta 450.000 anni fa. Parliamo di extraterrestri che sarebbero stati conosciuti come Anunnaki presso i popoli mesopotamici e come Elohim presso gli ebrei, arrivati sul nostro pianeta alla ricerca di qualcosa di estremamente prezioso e fondamentale per la loro sopravvivenza. L'oro. Ma da dove nasce questa storia e a che cosa potrebbe mai servire l'oro a una specie aliena tanto avanzata? È quello che scopriremo oggi insieme a Strane Storie. Ai confini del nostro sistema solare, nella fascia di Kuiper, una regione esterna all'orbita di Nettuno che si estende per oltre 7 miliardi di chilometri, si nasconde un pianeta di grandi dimensioni che ogni 3600 anni, seguendo un'orbita fortemente ellittica e retrograda, si avvicina a noi, fino a giungere in una zona compresa tra Giove e Marte. Questo corpo celeste, 4 volte più grande della Terra, è abitato da una razza aliena avanzatissima che, a partire da 450.000 anni fa, sarebbe giunta sul nostro mondo. Come potete immaginare, stiamo parlando del pianeta Nibiru e degli Anunnaki, gli alieni che, secondo lo scrittore Zecharia Sitchin, corrisponderebbero agli antichi dei Sumeri, esseri umanoidi sbarcati sulla Terra in cerca di risorse minerarie. Qui a Strane Storie, lo sapete, abbiamo già affrontato il tema degli dei alieni, ma oggi ci occupiamo di un aspetto particolare della narrazione di Sitchin e dei suoi successori, la ricerca dell'oro sul nostro pianeta. Ben trovati, naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e nel darvi il benvenuto a questo nuovo episodio natalizio di Strane Storie, vorrei dare il benvenuto a tutti coloro che si sono iscritti o stanno per iscriversi al mio nuovo corso online intitolato L'arte di ragionare. 10 moduli con oltre 120 tra video lezioni, approfondimenti psicologici, storici, documenti da scaricare, podcast, esercitazioni pratiche e tantissimo altro. Se anche voi volete fare insieme a me questo viaggio per sviluppare le nostre capacità critiche, per imparare a ragionare e a prendere decisioni basate sui fatti e non sulle reazioni impulsive, trovate tutte le informazioni al sito massimopolidorostudio.com o magari potreste pensare di regalarlo a qualcuno di speciale, visto che fino all'8 gennaio è in offerta. Ma ne parliamo più tardi. Ora andiamo alla scoperta di una storia incredibile che dovrebbe spiegare niente meno che l'origine e i motivi per cui una misteriosa civiltà extraterrestre avrebbe creato la nostra specie. Zecharia Sitchin, nella sua lunga serie di bestseller, ha riscritto la storia dell'umanità a partire dall'origine stessa dell'uomo. Come abbiamo già avuto modo di dire, secondo lo scrittore di origine azera, gli Anunnaki erano alieni umanoidi provenienti dal pianeta Nibiru, giunti sulla Terra ben 450.000 anni fa per estrarre l'oro. Una sostanza non solo preziosa, ma addirittura vitale per la sopravvivenza del loro mondo. Questo metallo serviva infatti per riparare l'atmosfera di Nibiru, che a quanto pare era danneggiata e rarefatta. L'oro sarebbe stato usato in forma di particelle sospese nell'atmosfera, che come uno scudo avrebbero dovuto fornire protezione dai raggi cosmici al pianeta e ai suoi abitanti. Su questo aspetto torneremo più avanti. Sitchin ci racconta che gli abitanti di Nibiru, conosciuti come Anunnaki presso i popoli mesopotamici e come Elohim presso gli ebrei, erano una specie molto simile alla nostra, ma oltre che tecnologicamente avanzata,
estremamente longeva. Secondo Sicini, i primi re Annunaki della Terra, quelli che regnarono prima del diluvio, furono 10 e governarono per 432.000 anni. I regni più lunghi furono quelli di Euedoresco, il settimo re, e Xisutro, il decimo, che regnarono entrambi per 64.800 anni ciascuno. Alapro, il secondo re divino, regnò per soli 10.800 anni, e quindi parliamo di esseri la cui vita si calcola nell'ordine delle decine di migliaia di anni, un lasso di tempo che per noi poveri mortali terrestri appare praticamente eterno. A causa della degradazione dell'atmosfera di Nibiru, però, questi dei giunti da un altro mondo rischiavano l'estinzione. E l'unica soluzione al problema, come abbiamo detto, era la nebulizzazione di enormi quantità d'oro nella loro atmosfera. Un metallo che sulla Terra sembrava abbondare. Sitchin racconta che una volta sbarcati sulla Terra, gli Anunnaki trovarono dei giacimenti auriferi nell'Africa sudorientale e cominciarono a sfruttarli. Il lavoro di estrazione però era particolarmente pesante, tanto che i minatori alieni si ammutinarono, minacciando di scioperare, per così dire. Il principe Enlil, figlio di Anu, sovrano di Nibiru, chiese una punizione esemplare per i ribelli, ma Enki, fratellastro e rivale di Enlil, nonché brillante scienziato degli Anunnaki, propose un'altra soluzione: creare un Adamu, un lavoratore primitivo, che sollevasse gli alieni dal lavoro pesante. Ma com'era possibile ottenere un essere abbastanza intelligente da eseguire gli ordini necessari? Secondo Sitchin, Enki pronunciò queste parole al consiglio degli Anunnaki. L'essere di cui avete pronunciato il nome, l'Adamu, esiste già. Bisogna soltanto legargli sopra la nostra immagine, l'immagine degli dei. All'epoca dello sbarco degli Anunnaki, sulla Terra esisteva infatti l'Homo erectus, un ominide primitivo, che sembrava l'ideale strumento su cui operare. Tramite un lavoro di ingegneria genetica fu quindi impiantata una stringa di DNA alieno nell'Homo erectus, quel tanto che bastava fargli compiere un salto evolutivo che lo avrebbe trasformato nell'Homo sapiens. L'Adamu mesopotamico, ovviamente, non sarebbe altro che l'Adam ebraico, e in questo modo Sitchin, come da lui stesso dichiarato, si proponeva di risolvere il conflitto tra evoluzione e creazionismo religioso. Il compito di creare l'Adamu fu assegnato a Ninti, la dea che ricopriva il ruolo di ufficiale medico. Secondo Sitchin, gli Anunnaki riuniti in consiglio chiesero alla dea: crea un lavoratore primitivo, che sia lui a portare il giogo, che sia lui a sopportare le fatiche assegnate da Enlil, che il lavoratore usi gli utensili degli dei. Dopo vari tentativi, alcuni dei quali non del tutto felici, l'Homo sapiens fu creato. Finalmente i minatori alieni furono sollevati dal loro pesante lavoro e cominciarono a occuparsi della gestione dei nuovi schiavi. Se ne occuparono talmente bene che a un certo punto iniziarono ad accoppiarsi con le donne umane e sempre, secondo Sitchin e altri scrittori epigoni come Mauro Biglino, diedero origine ai Nephilim, incrocio tra i figli degli Elohim e le figlie degli uomini, i cosiddetti semidei o giganti, che pur non raggiungendo la longevità del loro genitore alieno potevano vivere molte centinaia di anni. Anche alcune dee si accoppiarono con uomini terrestri. Queste unioni miste non erano però viste di buon occhio dai governanti di Nibiru. Alcuni testi apocrifi come il libro di Enoch e il libro dei giganti racconterebbero proprio degli Anunnaki Elohim che, cappeggiati da Semiasa, Lucifero nella tradizione cristiana, si ribellarono al volere divino e si accoppiarono con i terrestri. Secondo i promotori della teoria degli antichi astronauti, le durate dei regni dei re semidivini mesopotamici ne sarebbero una prova, così come le età attribuite ai patriarchi ebrei. Per esempio, secondo il libro della Genesi, Noè avrebbe vissuto per 950 anni e lo stesso Adamo sarebbe arrivato a 930 anni. Questo proverebbe chiaramente che prima che gli Elohim smettessero di accoppiarsi con i terrestri, esistevano uomini estremamente longevi dallo status semidivino. Ovviamente, e spero lo abbiate capito, siamo ironici. Queste datazioni non hanno nessun senso che vada al di là
di una narrazione mitologica delle culture a cui appartengono, per dirne una. Se applichiamo le età attribuite ai patriarchi, potremmo trovare un Noè vissuto fino a che Abramo non compì 60 anni, in contraddizione alla stessa narrazione biblica. Il fatto è che i testi religiosi soffrono di insormontabili problemi cronologici a seconda del testo di riferimento scelto, per esempio la Bibbia dei 70 o il testo ebraico masoretico. E questo perché, ricordiamolo una volta per tutte, speriamo, non si tratta di libri storici nel senso che intendiamo oggi, ma di testi propagandistici, strumenti per diffondere una fede religiosa, il cui obiettivo principale era quello di tenere insieme un popolo attraverso la promozione di un'identità culturale, alimentata anche dalla mitizzazione delle proprie origini. Quello che c'è nei testi biblici, dunque, sono storie, racconti, mitologie, favole pure e semplici. La storia vera e propria, come oggi la intendiamo, è un'altra cosa. Ma il discorso è lungo e magari ne parleremo ancora, chissà, forse in un'intera serie dedicata a questo tema. Ma per ora torniamo al soggetto di questa puntata, l'oro. Finalmente gli Anunnaki Elohim avevano trovato la loro forza lavoro e da minatori divennero governatori che si spartirono il pianeta Terra, ognuno con il proprio seguito di umani adoranti. Nel corso dei millenni si crearono fazioni non sempre in pace tra di loro. Gli Anunnaki erano fin troppo simili agli umani, si scontravano usando prevalentemente i propri servitori terrestri, anche se in alcuni casi avrebbero usato armi tecnologiche. Per esempio, a quanto sostenuto dai soliti ricercatori alternativi, Sodoma e Gomorra sarebbero state distrutte da un ordigno atomico. Ma evitiamo di addentrarci anche in questo aspetto. Secondo Sitchin, non solo le divinità mesopotamiche ed ebraiche sarebbero riconducibili agli abitanti di Nibiru, ma praticamente tutte le divinità del pianeta. Tra queste vi sarebbero quindi anche Quetzalcoatl e Viracocha, gli dei alieni che esercitavano il controllo Anunnaki in Centro e Sud America. Infatti, il sito archeologico di Machu Picchu sarebbe stato un importante centro di lavorazione per l'oro. Facciamo subito una puntualizzazione per non doverci tornare poi in seguito. Ovviamente, non solo non ci sono prove archeologiche che identifichino Machu Picchu come un centro di lavorazione dei metalli, ma l'edificazione del complesso risale al XV secolo, meno di un secolo prima dello sbarco degli europei in America del Sud, e non certo a migliaia e migliaia e migliaia di anni fa. A proseguire idealmente comunque la narrazione di Sitchin troviamo il già citato Mauro Biglino, di cui ci siamo già occupati in diverse occasioni. Ricorderete che si tratta di un ex consulente finanziario che si reinventa scrittore di testi di fantascienza religiosa, e già posso sentire alcuni suoi fan che protestano. Ma come, Biglino ha tradotto la Bibbia per il Vaticano? No, ha fatto delle traduzioni interlineari, vale a dire letteralmente linea per linea, parola per parola, una maniera molto meccanica, priva di quelle profondità dell'interpretazione storica e filologica che hanno gli studiosi. D'altra parte, lo stesso Biglino spiega che non ha mai seguito percorsi di studio approfonditi, ma ha preso qualche lezione in gioventù da un insegnante privato. Beh, allora perché il Vaticano ha chiesto proprio a lui? Il Vaticano non risulta gli abbia mai chiesto nulla. La confusione forse deriva dal fatto che le edizioni San Paolo pubblicano testi religiosi. Ma si tratta di un editore commerciale con sede ad Alba nel Cuneese, senza legami con il Vaticano. Tutto questo comunque non toglie nulla al grande successo che hanno avuto i libri successivi di Biglino, quelli in cui rilegge la Bibbia in chiave aliena, un'ipotesi che a un certo pubblico piace sempre molto. E in realtà neanche qui c'è nulla di nuovo. Biglino riprende molto dell'impianto narrativo dell'ormai scomparso Sitchin. E tra le altre cose, anche lui ha spesso rimarcato che l'interesse dell'uomo antico per l'oro sarebbe del tutto inspiegabile, poiché si tratta di un materiale troppo morbido per la realizzazione di utensili e armi, quindi del tutto inutile. Le sue particolari proprietà chimico-fisiche sono però indispensabili per la moderna tecnologia. L'oro, infatti, è largamente impiegato nella realizzazione di apparati elettronici, computer, nell'industria aerospaziale.
per esempio, in uno smartphone sono presenti tra i 24 e i 50 mg di oro. Questo significa che, poiché ogni anno vengono prodotti circa 1 miliardo di telefoni, solo per questo settore vengono utilizzate tra le 24 e le 50 tonnellate di metallo prezioso, senza contare l'oro presente nelle SIM card telefoniche. La domanda che Biglino pone al suo auditorio suona più o meno così: cosa se ne facevano gli uomini di 6.000 anni fa di un materiale inutile per la vita quotidiana, ma indispensabile per l'alta tecnologia? Serviva forse a qualcun altro in grado di sfruttarne le qualità? Gli uomini dell'antichità non potrebbero aver acquisito il concetto di prezioso in quanto utile e sacro agli dèi? Presso il suo pubblico di riferimento, questa domanda assume il peso di una prova a favore dell'ipotesi extraterrestre. Ma se lo scrittore piemontese, invece di rivolgerla ai suoi lettori, l'avesse posta a uno storico, a un esperto di metallurgia, avrebbe rapidamente risolto questo dilemma. Da dove nasce il valore che attribuiamo a metalli come l'oro e l'argento? Innanzitutto, non dobbiamo pensare che tutto ciò che facessero gli antichi fosse unicamente volto a un utilizzo pratico. La curiosità, il desiderio di apprendere e l'arte accompagnarono l'uomo da tempi immemorabili. Basti pensare alle magnifiche pitture rupestri che hanno 20-30 mila anni. A Lascaux, per esempio, ci sono pitture che non hanno alcuna utilità pratica, ma rispondono a un bisogno profondamente umano che non dovrebbe necessitare di alcuna spiegazione e che affonda le radici nel linguaggio simbolico di cui Homo sapiens è capace. Nell'antico Egitto l'oro aveva un valore politico e simbolico in quanto legato alla regalità e divinità del faraone. L'abbinamento tra l'oro e il sole è tanto naturale che anche un bambino potrebbe farlo senza alcuna difficoltà. Nel corso dei millenni venne maturato anche un valore economico e l'oro, spogliato almeno in parte dal simbolismo divino, venne utilizzato per forgiare monete, il cui valore era garantito dall'autorità. Ma questo tipo di percorso non è stato identico per tutte le civiltà. Per esempio, i Maya, gli Aztechi, gli Inca furono molto impressionati dalla bramosia che gli europei avevano per l'oro. Per gli Amerindi, ciò che aveva un valore economico come lo intendiamo noi erano cose come le fave di cacao, le conchiglie, oggetti usati come moneta di scambio, oppure le piume dell'uccello Quetzal o le stoffe pregiate, non i metalli preziosi. L'oro, infatti, era associato al sole, mentre l'argento alla luna, un simbolismo comune anche a molte altre civiltà. D'altronde l'oro non si ossidava, l'argento lo faceva in maniera molto limitata, un segno di incorruttibilità che veniva interpretato come una proprietà divina. L'utilizzo che ne veniva fatto era prevalentemente rituale e simbolico, così come lo fu per gli Egizi millenni prima. Il rame, in realtà fornito di una durezza leggermente superiore, veniva usato anche per produrre utensili e armi. Gli Inca, per esempio, lo usavano per l'estremità contundente di mazze da guerra. Le quantità d'oro favoleggiate dagli europei erano molto superiori all'effettiva ricchezza di cui gli Amerindi disponevano e rifletteva più che altro l'avidità dei conquistadori. Basti pensare al mito dell'Eldorado, un miraggio di opulenza per il quale innumerevoli cacciatori di tesoro persero la vita. Ne abbiamo già parlato in un altro episodio. L'oro americano, inoltre, non era mai puro, ma era una lega la cui composizione poteva variare da un popolo all'altro. Nel caso degli Aztechi, era composta da 76,2% di oro, 20,8% d'argento, 3% di rame. La caratteristica che accomuna questi tre metalli è la loro malleabilità. Si tratta infatti di materiali lavorabili a freddo, come si dice in metallurgia, cioè a temperature inferiori a un terzo della loro temperatura di fusione. Il rame fonde a 1085 gradi centigradi, l'oro a 1064 gradi, l'argento a 962. Vuol dire che per lavorarli agevolmente è sufficiente scaldarli a poco più di 300 gradi centigradi, raggiungibili con estrema facilità da qualunque fuoco a legna a fiamma libera. Tutte le civiltà della Terra hanno cominciato il loro percorso tecnologico e metallurgico partendo da questi metalli teneri, proprio perché lavorabili anche con le limitazioni
limitate possibilità di cui gli antichi disponevano. Successivamente, con il progredire della metallurgia, la messa a punto delle prime fornaci e l'accumulo di esperienza, nacquero le prime leghe dotate di una durezza e una resistenza superiori. Parliamo del bronzo, una lega formata da rame e stagno, all'incirca 92% di rame, 8% di stagno, che permetteva la produzione di armi e attrezzi, le cui caratteristiche sarebbero state superate solo con l'avvento del ferro. Gli Amerindi, sebbene molto più tardi rispetto agli eurasiatici, avevano sviluppato in maniera autonoma una loro lega di bronzo formata sia da rame e arsenico che da rame, arsenico e nickel, confermando che anche per strade differenti il progresso tecnologico dell'uomo spesso passa attraverso tappe obbligate. Siamo partiti dalla narrazione di Sitchin che ci spiegava come gli Anunnaki avessero creato l'uomo per estrarre oro. E siamo arrivati a Biglino che ci suggerisce come l'esistenza dell'oro, in quanto inutile per un utilizzo pratico di uomini arretrati, abbia senso solo se ammettiamo l'esistenza degli Elohim alieni che sicuramente lo utilizzavano per i loro dispositivi elettronici, un po' come facciamo noi oggi. Proviamo a fare un passo indietro. Secondo quanto abbiamo detto finora, gli Anunnaki Elohim sarebbero stati dotati di una tecnologia più avanzata di quella di cui noi disponiamo oggi. Sarebbero stati infatti capaci di viaggiare agevolmente tra i pianeti del Sistema Solare. Infatti avrebbero dovuto costantemente fare la spola con il loro pianeta, coprendo distanze come minimo di 600 milioni di chilometri, quando Nibiru era più vicino, per trasportare centinaia di tonnellate d'oro da nebulizzare nella loro atmosfera. Dovevano avere mezzi di trasporto estremamente più efficienti dei nostri, visto che con l'attuale tecnologia portare del carico utile sulla Stazione Spaziale Internazionale, per esempio non su Nibiru, costa qualcosa come $20,000 al chilo. La tecnologia degli Anunnaki sarebbe poi stata tanto avanzata da permettere loro di operare sul codice genetico con una tale precisione, padronanza, da produrre un ibrido genetico Anunnaki Homo Erectus non sterile. A parte l'incredibile coincidenza per cui Anunnaki e ominidi avrebbero un DNA non solo simile, ma persino compatibile. Se parlate con un biologo e un genetista seri, vi renderete conto di quanto sia assurda già solo la premessa di mettere insieme un DNA terrestre con uno alieno, quando risulta impossibile combinare quello di due creature dello stesso pianeta, come per esempio un cane e una mucca. A ogni modo, stiamo parlando di alieni dalle capacità fantascientifiche, e se fantascienza deve essere, fantascienza sia, facciamo finta che. La domanda che però dovremmo porci è un'altra. Perché gli Anunnaki, con tutta questa tecnologia, dovevano estrarre l'oro con pala e piccone? Non avevano dei macchinari che rendessero più semplice, efficiente e meno faticoso il lavoro? Non avevano dei robot, delle macchine automatizzate? Era proprio necessario creare Homo sapiens, schiavizzarlo e guardarsi bene dal fornirlo di utensili più performanti di una pala e di un piccone? Se proprio volevano degli schiavi biologici, non potevano dare loro, per esempio, un escavatore, una draga, dei nastri trasportatori, un martello pneumatico, qualunque cosa somigliasse a un attrezzo avanzato? A quanto pare no. Ricordiamo un passo dei libri di Sitchin che citava, a modo suo, un passo di un antico testo mesopotamico. Che sia lui, l'essere umano, a sopportare le fatiche assegnate da Enlil, che il lavoratore usi gli utensili degli dèi. Evidentemente gli utensili degli dèi erano più primitivi dei nostri. Riassumendo, non solo i nostri progenitori dovevano avvalersi unicamente della forza delle loro braccia, ma gli arnesi che potevano usare dovevano essere il prodotto delle loro limitate capacità tecnologiche, quindi non avevano a disposizione neppure una pala e piccone in acciaio o in qualche lega avanzata, ma solo legno, pietra e poi gradualmente rame, bronzo e via dicendo. E già perché, come potrete immaginare, non è mai stato trovato un reperto
che non fosse conforme alla storiografia verificata, quella che suddivide la storia umana in periodi chiamati età della pietra, età del rame, età del bronzo e via dicendo. Sebbene ci siano civiltà che hanno raggiunto alcune età prima di altre, per esempio, mentre gli europei erano entrati nell'età moderna, gli amerindi erano ancora nell'età del bronzo, questa periodizzazione è stata ampiamente confermata innumerevoli volte e non esistono reperti che possano suffragare l'esistenza di dei alieni in cerca d'oro, esattamente come non esiste alcuna prova che Homo sapiens sia un loro prodotto, come spiegato in un altro episodio di Strane Storie che potete trovare qui nel mio canale. In compenso ci sono milioni di prove che dicono il contrario e sostengono l'impianto storiografico esistente. Se ci pensate, quanto è credibile che un'avanzatissima civiltà aliena che ha soggiornato sul nostro pianeta per centinaia di migliaia di anni non abbia lasciato la minima traccia della propria tecnologia? Com'è possibile che non ci sia traccia di materiali avanzati come titanio, Kevlar, grafene, leghe speciali per mezzi aerospaziali o anche solo semplice acciaio e plastica? Ci sarebbe molto da dire circa l'esistenza di Nibiru, un pianeta che, ricordiamo, sarebbe grande 4 volte la Terra e che nel suo orbitare si avvicinerebbe al massimo alla cintura degli asteroidi tra Marte e Giove ogni 3600 anni. Un corpo celeste simile, oltre ad avere una massa e forza gravitazionale superiore a quella terrestre, sarebbe perennemente ghiacciato con temperature impossibili per la fisiologia di esseri viventi complessi. Potremmo quindi divertirci a discutere sul fatto che un pianeta di questo tipo possa essere abitato da una specie umanoide praticamente indistinguibile da noi, ma credo che potremmo anche sorvolare e lasciare l'onere a qualche astrofisico o esobiologo. Limitiamoci a tornare sul particolare dell'atmosfera danneggiata di Nibiru, come ci eravamo ripromessi all'inizio di questo episodio. Chiaramente, tutta la questione di usare oro nebulizzato per formare uno scudo attorno a un pianeta è talmente folle che non merita nessun approfondimento. Ma come sarà venuta in mente a Sitchin questa idea? L'unica cosa che possiamo immaginare è che magari potrebbe aver fatto un collegamento nella sua testa logico, nella sua illogicità, pensando a quello strato d'oro che viene applicato sul vetro del casco degli astronauti e sugli oblò delle navicelle per proteggere gli occhi dalle radiazioni solari. Diciamo pure che non sono gli Anunnaki ad aver trovato una miniera d'oro sulla Terra, ma piuttosto Sitchin e i suoi epigoni che con la loro bibliografia hanno fatto decisamente fortuna. L'impianto narrativo di cui abbiamo parlato, per quanto affascinante ed evocativo, è e rimane solo una narrazione priva di prove che la sostengano. Se si trattasse della trama di un romanzo, di un film, potremmo dire che è un po' troppo piena di buchi di sceneggiatura, ma almeno usando una buona dose di sospensione dell'incredulità potremmo passarci sopra e divertirci. Purtroppo, trattandosi di un tentativo addirittura di riscrittura della storia, come al solito, è necessario fornire le prove di quello che si afferma e distinguere il più chiaramente possibile quello che è reale da ciò che è fantasia. E la fantasia, ricordiamolo, è un aspetto fondamentale dell'essere umano ed è fondamentale anche per la scienza, perché ci aiuta a formulare nuove ipotesi e a battere nuove strade per ampliare la conoscenza. Ma queste nuove strade, alla fine, devono essere confermate da prove, altrimenti rimangono solamente delle belle storie. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. Come sapete, sto cercando un nuovo spazio dove organizzare uno studio vero e proprio, no? Questa stanza delle meraviglie è bella, vi piace, so che piace anche a voi, ma comincia a essere un po' strettina, in modo da realizzare i miei video in maniera ancora più professionale, coinvolgere i miei collaboratori su nuovi progetti. Unitevi anche voi, guardate che basta veramente l'equivalente di un caffè, di una pizza.
Però facendolo non solo contribuirete a realizzare tutto questo, ma avrete accesso anche a moltissimi contenuti esclusivi che troverete lì. Dietro le quinte del mio lavoro, le tecniche di indagine sui misteri, trucchi svelati, risponderò alle vostre domande e molto altro. Inoltre potete entrare in una chat segreta dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Trovate i loro nomi nella sigla di questo episodio e magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon che vi aspettiamo. E infine vi ricordo il mio nuovo corso online, L'arte di ragionare, che trovate al sito massimopolidorostudio.com e che è in promozione fino all'8 gennaio. È un percorso che permetterà di scoprire, ciascuno con i suoi tempi, come funziona la nostra mente, quali sono i meccanismi della comunicazione, della costruzione delle notizie, in che modo si può imparare a pensare in una maniera più razionale, come riconoscere i trabocchetti logici e retorici, come indagare le teorie del complotto, come riconoscere le notizie sospette, individuare i bugiardi, come applicare le più recenti scoperte della psicologia alla vita di ogni giorno, come parlare e argomentare con chi crede e moltissimo altro. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire tutti i dettagli. Guardate il video di presentazione e scaricate il programma dettagliato delle lezioni. Vi assicuro che sarà un'esperienza davvero speciale che potrebbe cambiare il modo in cui guardate il mondo e rendervi persone più attente, più capaci di navigare nel mare di informazioni e di notizie spesso contrastanti che ci circonda. Per ora noi ci fermiamo qui. Io vi auguro di trascorrere delle giornate serene con le persone che vi sono più care e noi ci rivediamo per scambiarci gli auguri di fine anno venerdì prossimo sempre alle 13:30 con un nuovo incredibile episodio di Strane Storie. A presto! Lei crede alla reincarnazione? Guarda, ne abbiamo parlato in un altro episodio, sa? Non ci sono prove scientifiche. Io ci credo. Ah sì? Sì, e ho già fatto testamento. Lascio tutto a me stesso. Bravo.